Io da telespettatore la sera prima e un'infinità di sere prima le mie sere di malato ho visto sfilare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi. La corte dei miracoli d'Italia. E si tratta di uomini politici di primo piano. Ebbene, la televisione faceva e fa di tutti loro dei buffoni. Riassume i loro discorsi facendoli passare per idioti, con loro sempre tacito beneplacito. Ma, oppure, anziché esprimere le loro idee, legge i loro interminabili telegrammi. Non riassunti, evidentemente, ma ugualmente idioti. Idioti, come ogni espressione ufficiale. Il video è una terribile gabbia che tiene prigioniera dell'opinione pubblica, servilmente servita per ottenere il totale servilismo, l'intera classe dirigente italiana. Tutto viene presentato come dentro un involucro protettore, col distacco e il tono didascalico con cui si discute di qualcosa già accaduta, da poco magari, ma accaduta, che l'occhio del saggio, o chi per lui, contempla nella sua rassicurante oggettività, nel meccanismo che, quasi serenamente e senza difficoltà reali, l'ha prodotta. In realtà, nulla di sostanziale divide i comunicati della televisione da quelli dell'analoga comunicazione radiofonica fascista. Dopo l'era industriale da noi ci sono stati i grandi processi. Quali processi? Chi fabbricava prodotti nocivi per la salute degli umani, degli animali e delle piante è stato accusato di genocidio e crimini contro il pianeta. Ah sì? E chi? Le industrie agroalimentari e chimiche, i fabbricanti di armi, tabacco e alcol, le industrie farmaceutiche e nucleari, i costruttori di automobili, gli architetti, medici e politici che si erano arricchiti lasciando fare. Migliaia, eh? È stata la guerra civile. E poi il boicottaggio. Boicottaggio? Tutto quello che era stato nocivo per la salute non si comprava più, o si buttava. Fu l'arma vincente, senza vendite e niente potere. L'esercito e la polizia erano impotenti. Com'è stata chiamata quell'epoca? Il caos pre-rinascimento. Allora c'è stato un rinascimento. No, c'è... 75. C'è un solo modo corretto di usare la TV. Chiama Alice ADSL, la stessa Telecom da noi in Francia e in Germania. Vediamo il prezzo. Dove non c'è monopolio, i prezzi li devono fare per forza. Bene, in Italia la Telecom veloce ADSL Alice costa 36,95 euro al mese con 1,2 megabit al secondo di velocità.
In Germania 21,95 con 1,5 megabit al secondo, più veloce. In Francia 15,95 euro al mese con 8 megabit al secondo, cioè costa un terzo e va 7 volte di più. Là dove c'è il libero mercato lo fanno al prezzo del libero mercato, da noi no. Però comprano una pagina sul Corriere della Sera per dire esattamente l'opposto. Questo mi fa vomitare, non questa gente qui che li conosco. Mi fa vomitare il giornalista che gli dà lo spazio, che sa le cose e non le dice. Questo fa vomitare, il Corriere della Sera fa vomitare. L'intrattenimento è dato dal crimine del giorno. Se sanguina, fa titolo da prima pagina. Diventa l'immagine di un intero popolo. C'è rabbia, c'è dolore a Sant'Antimo, nel Napoletano, dove un tabaccaio che stava portando l'incasso in banca è stato assaltato da due malviventi. Come hanno già in Svezia, vocale, entri, voglio vedere un film, ti parte un film, voglio vedere una partita di calcio, c'è già adesso, se noi avessimo la conoscenza, tu ti puoi scaricare dalla rete tutte le partite di calcio del mondo gratis, ti puoi vedere tutti i film gratis, se avessimo solo la conoscenza di questa cosa, quando avrei uno, invece ci vendono tecnologie morte, come il digitale terrestre, è morto, per prenderti 3 euro per una cazzo di partita di calcio, bisogna che cominciate a odiarlo il calcio va odiato, porca puttana, con i loro spam crediti, con i loro topi. Per dire, faremo un esempio pratico. Qualcuno mi dà un po' di luce, deve aiutarmi. Qualcuno di voi che abbia un parente in Sud America, dove vuole il più lontano possibile, meglio è. Io gli do questo telefonino qua. Allora, il concetto di telefonino, come l'abbiamo sempre pensato, è cambiato. Scordatevelo. C'è questo. Questo qua, VoIP. Tu chiami attraverso internet tutto il mondo. Spendi 60 volte, 50 volte meno. Se chiami un cellulare o un fisso, se chiami un computer non spendi niente. Questo telefono è venduto in tutto il mondo, a $100 circa. In tutto il mondo tranne che da noi, perché noi siamo in leggera controtendenza, in leggera. Allora, se venite su beppegrillo.it e cliccate Skype, c'è tutta la procedura, è semplicissimo. Si apre una finestra, metti il tuo nome, cognome, una password. Poi la carta di credito, metti il tuo nome, la carta, il tuo numero, la carta di credito, ti prendi un credito di 10-20 euro, io ho 20 euro da 3 mesi, telefono in tutto il mondo, c'ho ancora 10 euro di credito, piccole cifre, poi ti prendi un telefono così, stai a 300 metri dal tuo computer, via internet e chiami il mondo. C'è qualcuno che vuol chiamare il mondo? Per cortesia. Qualcuno che aveva... Papà e mamma non ci sono. No, sono in cucina, credo. Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier? È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura. Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo. L'abbiamo solo gettato nella spazzatura. Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura. Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i cuori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. Dolce perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne. Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa. Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagino un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura. Cosa che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare? Olivier, sta attento a quello che dici. Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli. Ah sì? E se non venissi rieletto? Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto. Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza. E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare, coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te. Sono desolata per tutto questo, no. Scusate. Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sorpresa.